Siamo felici, come facciamo tutti gli anni, di riunire tutti i dipendenti, i nostri collaboratori, gli amici più stretti, coloro che hanno partecipato a questo splendido esercizio che si chiude veramente con grandissima soddisfazione per noi, per i nostri vertici, per i nostri soci, ma anche per i dipendenti e soprattutto per loro che preferiamo alla fine di ogni anno incontrarci e tracciare le linee strategiche anche del futuro, perché riteniamo che un futuro non può essere tale se non condiviso con tutti e condividere con i dipendenti, che poi sono la parte più importante di un'azienda, credo che sia veramente bello. Lo facciamo in un'area di festa, lo facciamo perché anche quest'anno portiamo a casa dei risultati importantissimi, crescite sotto tutti i profili, sia dal punto di vista patrimoniale che dal punto di vista reddituale. E beh, stare insieme credo che sia importante. Quest'anno poi abbiamo scelto un titolo particolare che sicuramente ci invita a correre, anche correre ancora di più. Lo abbiamo fatto nel passato, ovviamente oramai siamo, come dire, abituati a correre, non più a camminare, e quindi questo ci porta veramente a stabilire delle regole, che è quello della corsa continua, quella corsa che ci serve sicuramente per meglio essere presenti su un territorio, ma soprattutto per meglio esprimere quelle che sono le nostre potenzialità. Siamo contenti di ciò, speriamo di poter correre ancora come abbiamo fatto fino ad oggi, ma io non sono certo, quindi continuiamo così, incontrare tutte queste persone stamattina in un momento di gioia e di felicità, perché sui volti di ognuno di noi c'è un anno veramente degno di festeggiamenti, perché poi le cose belle, come tutti sappiamo, vanno festeggiate e noi le festeggiamo. Chiudiamo un esercizio con tanti sacrifici dopo un anno di grosse difficoltà, che ci ha visto anche con una fusione per incorporazione della BCC di Fisciano, ci ha visto fare 4 assemblee, ma ci ha visto comunque raggiungere dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L'Atlante delle banche ci classifica al primo posto delle banche in Campania, al quarto in Italia, con dei risultati straordinari che vedono la raccolta e quindi i depositi superare i 700 milioni, i prestiti i 500 milioni, e anche quest'anno chiudiamo un esercizio con un utile netto di oltre 3 milioni. Questa è una grandissima soddisfazione. I dipendenti sono 125 e sono quindi aumentate anche rispetto all'anno precedente, anche il patrimonio quest'anno si attesta ai 60 milioni. Beh, che cosa dire, è un anno veramente importantissimo, è un anno in cui mi auguro che si possa ripetere e tutti insieme festeggiamo questa giornata. Noi già guardiamo al 2018, non a caso questa convention poi dice siamo nati per correre, perché oggi bisogna correre, anticipare i tempi. Siamo in un periodo di continua evoluzione. Tutto cambia ed evolve con una rapidità tale per cui se vogliamo stare in regola o comunque stare ancora in attività, pure per il 2018, per gli anni futuri, dobbiamo imparare a prevenire quelle che sono tutte queste modifiche e adeguarci con una rapidità tale per cui non si può stare più a guardare. Oggi effettivamente bisogna correre e bisogna fare in maniera da addirittura anticipare, ripeto, quelli che sono i tempi. Se loro ci dicono di adeguarci entro una certa data, noi ci dobbiamo adeguare prima, perché dobbiamo guardare poi in prospettiva quelle che sono le nostre possibilità. E quindi con l'augurio, diciamo, che anche per il 2018 possiamo fare un discorso di questo tipo. Dice, siamo arrivati qui, intendiamo arrivare lì e ci arriveremo sicuramente. Il futuro della banca è ancora più roseo delle nostre aspettative, nel senso che abbiamo vissuto un 2017 molto complesso, difficile, ma con ottimi risultati. Il 2018 ci vedrà lavorare concretamente su quello che abbiamo costruito, per cui ci saranno solo cose positive e dati positivi, li abbiamo già previsti, poi ve ne renderemo conto appena a conclusione del 2018. Comunque i nostri clienti e i nostri soci possono stare tranquilli. Già, intanto mi piace molto ancora di più, diciamo, che il Presidente, insomma, e il Direttore Generale mi abbiano invitato per parlare alla platea di quest'oggi di motivazioni che ti possono portare a fare meglio.
ma più ancora di questo io credo che quello di cui parlerò e di cui parlo sicuramente a tutti gli intervenuti è che in un momento come questo, dove si parla sempre di delocalizzazione, dove si parla di territori che vengono depauperati dalle forze, dalle sostanze e dalle persone, in qualche modo, se mi si passa il termine, perché chiaramente devono andare a cercare lavoro da altre parti, la cosa che mi è piaciuta molto di Banca Montepruno è che lavora sul territorio e per il territorio con gente che vive qui, cioè che porta avanti il lavoro qui, che non viene a Milano dove io vivo, lo dico viene perché vivo a Milano piuttosto che a Roma, piuttosto che magari anche a Napoli, insomma in altri grandi centri, rimane sul territorio e in questo modo, così mi hanno spiegato e così so abbastanza bene, riescono meglio ancora a poter avere il polso della situazione. Una banca alla quale ci si può rivolgere, mi sembra di capire, non solo per correre, ma da un lato anche per rimanere fermi nel posto dove si vuole stare e dove si ama stare.